Nelle puntate precedenti. No, in realtà non ci sono puntate precedenti, ma io ho sempre sognato di dire nelle puntate. Scusate. You got CC by and C and D, CC by and D, but then the CC by and C and C, CC by and C, it gets quite CC in a way, but that's the world we live in. So you CC by, cause the CC by is a gift that keeps on giving. Well, you CC by, cause the CC by is a gift that keeps on giving. Roma, quartiere Centocelle, 9.45 am. In un palazzo scalcinato nella periferia della città, due giovani disoccupati stanno per iniziare la loro giornata. Mario, 25 anni, è partito dalla profonda provincia in cerca di fortuna. Nonostante la sua proverbiale bellezza e la sua ineguagliabile eleganza, non è ancora riuscito a trovare un lavoro degno del suo valore. E poi c'è Saverio. Mente brillante, a tratti geniale, sta seguendo il proprio percorso artistico con convinzione. Oh! No. Oh! Ma che è? È successo? Che t'è preso stamattina? Oh. Ti sei svegliato più rincoglionito del solito. Buongiorno. Niente, praticamente mi hanno proposto di doppiare una serie americana, quindi devo fare gli esercizi tutto il giorno. Gli esercizi sono tutto. Rotto. È inutile che fai lo spiritoso perché anche tu hai dei precedenti nel mondo dello spettacolo. Sì, il mondo dello spettacolo. La vita di preoccupati è così. Non scendere mai troppo nel dettaglio nella descrizione delle tue esperienze lavorative. 1, 2, 3, 4. Riuscirò mai a trovare l'altra metà della mia mela? Ma è quella. Quale? Dove? Ah, eccolo dove era finita. Scema, dov'eri? Scema, cretina. Fatto. Oh, cazzo. Emma. Rispondi. Un attimo, madonna. Attesa motivazionale. Pronto tesoro, ciao, ciao, come stai? No, guarda, non ho tempo perché sono in riunione all'Enterprise. Con chi? Kirk James Tiberius, che conosci la... No, praticamente siamo... No, stiamo, sì, discutendo una possibile fusione con la Vulcano e l'ETD. Aspetta, non ho capito. No, la parte prima. Ah, cena da me, questa sera? Non è possibile perché non... Okay, cioè, se era possibile ti dicevo, invece non è possibile. Non è perché c'è la signora delle pulizie... È morta. No. Sì. No, dico no, non è morta, non sta benissimo, ma forse muore, ma non... No, la signora delle pulizie che fa anche la cuoca, però, capito? Fa parte della servitù della... Quello stanno bene. Chiamami. Saverio! Dimmi! Come on, please! Sorry, scusa, la pausa è finita! Amore, guarda, è finita la pausa. È una persona esigente. Chiamami, cazzo! Saverio! No, Saverio! La vita dei preoccupati è così. Con le donne non puoi mai essere te stesso. Diciamo che dopo aver lavorato per diversi anni nel mondo della moda... No. Sì, assolutamente sì, ho capito che è un mondo che non faceva per me. Ma perché no? Beh, essere considerato per la tua immagine è abbastanza avvilente. Ah, non me lo dire. È triste. Mm. Diciamo che adesso mi divido tra cinema e consulenze per imprese finanziarie internazionali. Fai l'attore? Sì, faccio l'attore, insomma, diciamo che mi divido tra le mie varie capacità, Tantissimo. Diciamo che l'arte del cinema... L'arte del montaggio.
Sì, l'arte del montaggio, del cinema, insomma, non hanno segreti per me. Questa è una cosa che mi diceva anche il grandissimo Federico. Federico? Federico lui, sì. Federico Moccia! Oddio. Cara, tu, Fellini... No, Moccia è un... Cos'è? Un grande! Appunto, un grande! Ascolta, io devo andare però. Devo andare. Ok, io sono Emma comunque, piacere. Va bene, io sono... Oh, questo è un bigliettino. Dentro c'è il mio numero, se vuoi chiamarmi, se vuoi. Voglio. ciao. Ciao. Sala 1? Beh? Eh? Come pensi di uscire da questa situazione? La porto fuori a cena. Ah, e come pensi di pagare la cena? Con i soldi dell'affitto. Ah, e come pensi di pagare l'affitto? Madonna Mario, come sei pignolo, madò! Aspetta, non rispondo. Questa telefonata risolverà la giornata, ripeti anche tu. Giusto. Questa telefonata risolverà la giornata. Questa telefonata... Sì! Signor Tinelli! Buongiorno, signor Tinelli. Le servono i soldi dell'affitto. E che problema c'è? Glieli portiamo la prossima settimana. Il prossimo mese. No. 15 giorni. Non 10. Stasera stessa. Il signor Tinelli deve fare il pellegrinaggio a Lourdes. Come vuole. Sì. Sempre sia lodato. Sempre sia lodato, sempre te ne vai a... La vita dei preoccupati è così. Una volta al mese arriva il giorno, quello in cui si deve pagare l'affitto. Prendo il telefono. Chi? A te. È il mio. Dai, rispondi, non fai finta di niente. No, perché... Emma. Quindi? È solo in riunione, non è che posso rispondere. È solo in riunione, sì. Ci sono riunioni che durano 5-6 giorni anche. Perché non mi passi uno di quei siti che bazzichi tu per il lavoro, dico, no? Tipo ultimaspiaggia.com, perché... No, quello è roba vecchia. Adesso c'è la canna del gas.net. Quello è per disperati, però. Adesso non vorrei dire, ma io... No, alla canna no, di... per disperati c'è psicofarmaciawhiskey.org. Sei indietro, Saverio, però. Innanzitutto non si offende qua, in questa casa, ok? Fermi tutti. Fermate il mondo! Che è successo? Mi hanno convocato per un colloquio! È grande! È incredibile, lo diceva anche il mio oroscopo! Che trovavi lavoro? No, che sarei stato licenziato! Ebbè, però evidentemente un lavoro ce l'avrei avuto. La vita dei preoccupati è così. Quando ti rispondono un annuncio è una grande emozione. Ma quando arrivi alla fase finale è tutta un'altra storia. I colloqui di lavoro sono simili ad un sogno ricorrente, solo all'incontrario. Invece che quando ti addormenti, ti ci ritrovi quando ti svegli. Già questo li rende piuttosto inquietanti. Ragazzi, siete giunti alla fase finale, ma solo uno di voi avrà il posto. Mario, vieni avanti. Mario, la tua avventura finisce qui.
Mario, devi abbandonare l'ufficio. È il turno di Giulio Ermete Maria. Giulio Ermete Maria, Giulietto, la tua avventura continua! E salutami tanto il papi! Non c'è niente di meglio del tonno di discount in olio di semi, perché questo è olio di semi, olio mangiato direttamente dalla scatoletta. Fammi assaggiare. Assaggia. Senti, ha quell'aroma particolare, quel sapore caratteristico. Quel retrogusto di merda. Ecco, quel retrogusto. No, basta. Emma. Adesso basta. Adesso glielo dico. Infatti, io ho una certa età e non è che posso... Vai. Pronto, Emma. Fanculo. Fanculo, dritta, proprio dritta. Hai ragione tu, Emma, lo so. Hai ragione tu, infatti ti chiedo scusa, non solo a nome mio, anche a nome di Mario. Mi fai schifo. Ascolta, ho capito, Emma, ero in riunione. Uno sta in riunione, parla. Ma infatti stavo pensando una cosa, perché non andiamo a cena stasera? Cioè, andiamo a cena, ti invito a cena. Sarà una grande sorpresa, tranquilla, faccio tutto io, una grande sorpresa. Ciao, una grande sorpresa, una grande cazzata. Mario, mi devi aiutare, l'ho detto. Mario, l'ultima volta, questa è l'ultima volta. Mario, mi uccido se no. Mario, mi uccido. Ah! Mi hai fatto morire, Mario. Ma sei un piromane, dai, mi devi solo aiutare, Mario. Smettila. Aiutami, ti dico, mi uccido e mi fai morire. Sei ma ridicolo, dai. Smettila. Puoi sempre ricorrere al teorema Zichowski, il segreto, e trovare un bel ristorantino di quelli super ultra costosi che abbia a fianco una pizzetteria o un kebab bar. Quindi basta trovare un ristorante con queste caratteristiche che si è chiuso oggi. Ecco qua, la maison da Gigi, 100 euro a persona, è perfetto. Arrivi lì davanti e dici: oh, no, amore mio, no, tesoro cucciolo, guarda, mi dispiace, sono imbarazzato veramente, mi faccio pure un po' schifo, no, sì, mi faccio un po' schifo, è chiuso, non l'ho controllato, guarda, è tremenda questa cosa, è imbarazzante, però, amore, ma guarda caso, ci abbiamo a fianco una bellissima pizzetteria, l'importante è stare insieme. Ah, adesso ho capito! Cinque anni di filosofia buttati nel cesso. Eccolo qua, Rodolfo Valentino. No, Mario, no. Com'è andata? Com'è andata? Teorema di Zichechi. Zichowski. Ma che vuoi tu? La Maison du Gigi celebrava i suoi 40 anni di attività ed era aperto, non era chiuso. Ah, e questo è il secondo postulato del teorema. Potevi dirmelo domani. E perché non l'hai detto domani? Scusa, ma come hai pagato? Come ho pagato? Pensavo bastasse lavare i piatti come fanno nei film quando non hanno i soldi, no? No, solo che Gigi, che in realtà si chiama Maglio, si è fatto 10 anni di galera, mi ha fatto cortesemente capire che non sarebbe bastato. Oh, han fame! Se non mi paghi, ti servo come uno spezzatino da borgogna. Quindi? Quindi per pagare gli ho offerto l'unica cosa che potevo offrirgli in quel momento. Cioè? Il mio corpo. No, nel senso farò l'uomo sandwich. No, nel senso sul raccordo. No, nel senso... Ma che hai capito? Aspetta! Non mi fai parlare! Cioè, dovrò promuovere un altro suo ristorante sul raccordo. A casa di Gigi. Mangi, bevi e lo dici agli amici. Cioè, poi voglio dire... È un lavoro. Gratis, ma è un lavoro. No, bravo. Ma io, guarda, l'ho sempre detto che tu sei più bravo di me a cercare lavoro. Ma è una cosa che mi dicevano tutti, pure mia nonna. Ma guarda, io non sono da meno, No, domani c'è un cavallo sulla corsa delle 10 che vince sicuro. Vabbè, no. Buonanotte. E così si conclude un'altra giornata a casa dei preoccupati. Una giornata piena di amarezza, di frustrazione, piena di tante di quelle cose che non fanno piacere, però comunque... Ai! Scusa!
Buonanotte. Comandata. Comandata. Oh, chiedimi, comandata. Comandata. È comandata secondo te? Non lo so. Non lo so, chiedimelo. Però ti ho chiesto, comandata. Dai, ti sento.